Ancora una volta, dopo i falsi, veramente ridicoli annunci di Onorato alla Leopolda, secondo i quali avrebbe dato lui la continuità territoriale ai sardi, consentendo loro di viaggiare a tariffe stracciate, a prezzi bassissimi, invece la Tirrenia aumenta ulteriormente i prezzi massimi e lo fa nel silenzio totale e assordante della regione, che non si sente, che non protesta, non muove un dito. Abbiamo allora provveduto a fare interrogazioni, a denunciare il tutto ai giornali, all'opinione pubblica, ma abbiamo fatto un ulteriore passo, abbiamo scritto formalmente al Ministro Delrio, al Ministro Padoan, abbiamo fatto noi quello che avrebbe dovuto fare la Regione, chiedendo ai ministeri competenti di vigilare sulla base di quanto previsto dalla Convenzione, di verificare che gli aumenti delle tariffe siano conformi a quella Convenzione. Convenzione che comunque a noi non va bene, Convenzione che chiediamo che venga totalmente revisionata, e la Convenzione che è stata siglata dal Presidente Pigliaru e dal Ministro Delrio nel 2014 è una convenzione imbroglio, è quella che consente di arrivare a queste situazioni assurde. Ma noi chiediamo di più, noi vogliamo che la si finisca di dover fare appello quasi col cappello in mano ai ministri competenti per chiedere che verifichino quello che va e quello che non va. Vogliamo che la competenza, lo abbiamo sempre rivendicato, la competenza passi alla Regione Sardegna, deve essere la Regione a trattare direttamente con Tirrenia, non può esserci il tramite del Ministero. Adesso abbiamo mandato la raccomandata ai due ministri, aspettiamo che rispondano e aspettiamo che diano chiarimenti a noi, ma soprattutto a tutti i sardi, e che una volta per tutte si intervenga su questo scandalo che fa sì che i turisti e i sardi che vivono fuori dall'isola purtroppo siano impediti, non abbiano la possibilità di arrivare nella loro terra madre in Sardegna a prezzi competitivi.